No, non vi parlo di nuovo della Superlega, non vi preoccupate. Oggi voglio parlare di un tema di scottante attualità, la questione di Grillo e di suo figlio. Allora, io in merito alla vicenda un'idea me la sono fatta, un'idea me la sono fatta. Non la espongo in toto, perché oggi è facile incappare nel deficiente che ti segnala, in quello, quell'altro. Dico solo che a mio avviso in quella vicenda non ci sono innocenti, non ci sono innocenti, ma non ci sono neanche mostri, per come la vedo io, per come la vedo io. Vabbè, chiudiamola qua. Quel che voglio dire è che ieri, guardando il video di Grillo, io ho visto una persona disperata. Io ho visto veramente una persona disperata. Umanamente lo capisco perché vorrei vedere voi nei suoi panni. Vorrei vedere voi nei suoi panni. Vedere vostro figlio accusato di un crimine così grave. Ribadisco, io su tutto questo, su tutte queste storie, io ho una mia idea che non espongo per non incappare nelle segnalature del cazzo, anche perché io nei miei video mi occupo di tutt'altro e sinceramente, per rispetto a chi mi segue per altre storie, per altri argomenti, non dico la mia. Allora, io però una cosa ci tengo a dirvela. Appoggiamo il telefono qua. Sono avanti dietro come un coglione, ecco qua. Una cosa però ve la voglio dire. Io in tutti questi anni abbiamo assistito a vicende in cui c'era l'ente purificatore, che è la magistratura, e il corrotto, il marcio da un'altra parte. Ora, a me tutto questo ha sempre fatto schifo. E continua a farmi schifo anche nella questione di Grillo. Lui dice: è andata avanti 2 anni sta storia, la tiri fuori ora ai giudici. Non conosco i tempi della giustizia, non sono del mestiere, però anche è anche vero che in caso di crimini così gravi, questioni che sono di rilevanza, se vogliamo, anche nazionale, che Grillo è più sempre il fondatore, leader o quasi ex leader di partito, quasi ex leader di partito, poi vi dico perché. Quando ci sono queste cose qua è bene che la magistratura faccia presto, perché uno non può stare con la spada di Damocle. Fermo restando che le ragioni dei padri non devono cadere sui figli e viceversa, perché se è vero che il figlio di Grillo ha fatto quel che ha fatto, non è che deve essere al centro dell'attenzione solo perché è il figlio di Grillo. Quante ce ne sono in giro di queste storie? Quante ce ne sono in giro di queste storie che non caga nessuno? E viceversa, non è perché il figlio di Grillo è una testa di cazzo che bisogna prendersela col padre. Assolutamente no. Noi abbiamo l'esempio in Italia. Fortunatamente senza risvolti criminosi o criminali. Abbiamo avuto l'esempio in Italia del generale Dalla Chiesa, che era quello che era un generale dell'arma, che lottava contro il terrorismo, con un figlio, chiaramente mai entrato in clandestinità, mai fatto nulla di grave, mai fatto nulla di nessun reato. Comunque molto vicino a ambienti dell'estrema sinistra negli anni 70, che sappiamo tutti cos'erano. Ecco perché quando c'è stata la storia del padre della Boschi, la storia del papà di Renzi, chi sciacallava? Sciacallo ignorante è rimasto. Ora, per carità, sulla questione Grillo, se c'è una cosa che posso dire, che posso imputare a Grillo, è dire questo: visto come ci si sente a prendere merda in faccia col ventilatore, visto come ci si sente.
Io spero davvero che questa sia la fine di una merda di mentalità che dura dal 1992, di voler attaccare l'avversario politico a colpi di sentenze, a colpi di avvisi di garanzia, a colpi di giustizia. Basta. Spero sia l'occasione, spero si colga l'occasione della vicenda del figlio di Grillo, per fare finalmente una cazzo di riforma della giustizia, e di chiudere per sempre una storia che dura dal 92, dalle stragi di Palermo a Tangentopoli a tutto il resto. Io veramente, poi questo moralismo, nessuno pensa alla vittima, alle donne così, le donne colà, per favore lasciamole stare certe cose. Vediamo prima come sono realmente andati i fatti. Vediamo come sono realmente. Prima di fare la crociata femminista, più inutile che mai, vediamo come sono realmente andati i fatti. Aspettate. Non cascate nello medesimo tranello, non ci cascate nello stesso tranello che hanno fatto loro. Oggi il loro giornale di riferimento tira in ballo i 49 milioni di Salvini, proprio omette completamente l'argomento. Ecco, quella è gente che a me fa schifo. E cerchiamo noi di non fare schifo come loro. Cerchiamo di non girare il coltello nella piaga. Sì, riportare la notizia. Basta. Basta. Cerchiamo di tornare un paese civile da questo punto di vista. Io ieri veramente avrei avuto gioco facile a dire, vedi, sputi in cielo che in faccia ti viene. Oddio, l'ho anche scritto su Facebook, ma l'ho scritto, ma provavo umanamente pietà per quest'uomo. Io ieri veramente ho visto un uomo disperato, disperato. Un uomo alle prese con le sue paure, un uomo alle prese con una possibile ingiustizia, perché non è che ora il figlio di Grillo è colpevole a prescindere, assolutamente. Ho visto un uomo in preda a una possibile ingiustizia. E amici miei, se questo un domani dovesse risultare innocente, con che faccia ora chi ci sta inzuppando il pane dovesse parlare? Non è che la cosa vale solo per loro, vale anche per noi. Cerchiamo di tornare a principi giuridici, a una cultura giuridica seria, non quella alla Travaglio, dove si è colpevoli a prescindere, e se si è assolti è perché la si è fatta franca. Quella è la merda di Davigo, lasciamola a loro, per favore. Quella è la cultura che ha distrutto il dialogo politico in Italia, quella è la cultura che ha distrutto l'Italia, che poi, tra parentesi, è tutta una cultura di facciata, perché il vero marcio, la vera corruzione, cioè, è più vicina a noi di quando noi pensassimo, di quando noi pensiamo, è molto più vicina a noi. Quindi, se si è puritani, si faccia i puritani, si comincia a fare i puritani già dal vicino di casa. E non come fa Gassman per gli assembramenti, no, facciamolo per la corruzione, per lo spaccio di sostanze stupefacenti, facciamolo per queste cose qua. Se dobbiamo fare i propri, altrimenti zitti. Zitti quando la vicenda c'è sotto casa e zitti quando la vicenda è a Milano, a Roma, perché è facile. Fare i puritani quando il diretto interessato ce l'hai a 2.000 km o a 1.000 km. È facile fare i puritani. Molto difficile quando il presunto accusato ce l'hai sotto casa. Quello che dico io. Quindi, un po' per questo, un po' perché umanamente mi è dispiaciuto, devo dire la verità. Cerchiamo di non cascare anche noi nella vulgata giustizialista, cerchiamo di smetterla di far politica con gli avvisi di garanzia. Sabato c'è stata la storia di Salvini che a me fa schifo. Non Salvini, la storia di quella che sperona la Guardia di Finanza, e quella è Antigone, capito? L'altro Salvini che prova a fermare la roba, il neoschiavismo, perché di neoschiavismo si tratta, perché la differenza fra
fra lo schiavismo e quel che accade oggi è che prima l'Amistad che andava a prendere gli schiavi dall'Africa faceva tutto un tragitto, adesso mezzo tragitto lo fanno gli scafisti e mezzo le ONG, ma sempre di schiavi si tratta. Sempre di schiavi si tratta, quindi chi ha fatto tutto questo contro Salvini quasi sempre la stessa corrente della magistratura. Non è che si debba godere per Salvini e rispettare, aspettare i tempi della giustizia per Grillo e viceversa. No, cerchiamo di agire sempre e cerchiamo soprattutto di riformare una giustizia che oramai è spettacolo. Oramai è spettacolo. Salvo poi scoprire, come nel nostro caso in Puglia, che c'è del marcio. Oh, è come se c'è del marcio anche fra i magistrati. E hai voglia se c'è del marcio. Basta solo volerlo trovare e lo si trova. Io spero che questa cosa sia di lezione un po' a tutti. E che prima di dire quello è indagato, quello è condannato, cerchiamo di vedere la realtà delle cose. Il resto è servito a rabbonire quattro coglioni, perché io tali li giudico, che molta gente anche in buona fede, io chiamo quattro coglioni quelli che insistono, quelli che vedono la deriva, dove ci ha portato questa deriva, ma continuano. Perché c'è chi lo fa per mestiere e ci guadagna, ma chi va dietro a questa gente qua è un coglione, continua ad andare dietro a questa gente qua, pur vedendo dove ci ha portato questa deriva, è un coglione, punto, è chiuso. Anzi, chiudo il video con una cosa. Io non voglio pensare male, io non voglio pensare male. Però ora viene fuori sta storia del figlio di Grillo, contemporaneamente c'è la scalata di un personaggio che è stato presidente del Consiglio fino a poco tempo fa al Movimento 5 Stelle, ma non vi fa e in più c'è la questione di Casaleggio, ma non vi fanno pensare tutte queste cose. Si stanno trasformando in un partito di sinistra. Si stanno trasformando in un partito organico, organico ai poteri forti. E Grillo era una scheggia impazzita. Non vorrei che tutto questo avesse un fine. Apriamo gli occhi, anche chi è contro Grillo, apriamo gli occhi, perché sai chi c'è ora, non sai chi c'è poi. Ok?